Buonasera, dal vostro signorino buonasera. Diamo una scorsa veloce ai programmi di oggi. A 7:45 per la Fission TV, Vigili del Fuoco 6, andrà in onda la prima puntata dal titolo Il gatto che non voleva scendere. Aride! Micio! Aride! Aride, vieni! No, Aride! E si chiama Ulisse! Ulisse! Andiamo, Micio, Ulisse, vieni! Signora, questo gatto non vuole scendere. E a seguire la seconda puntata, Chiuso fuori. Ma signor Gaggiù, è la quarta volta in questa settimana che mi rimane chiuso fuori. Ma adesso vi lasciamo con il nostro quotidiano appuntamento col Tombolone ed il nostro amatissimo Walter Ego. Buona fortuna a tutti! Buonasera a tutti i miei fans, a tutti i miei telespettatori che mi seguono a me, come sempre, sempre più numerosi a me, qui al Tombolone di Walter Ego. Perché come sapete, Walter Ego vuol dire fiducia, Walter Ego vuol dire allegria, simpatia, Walter Ego vuol dire da 40 anni entrare nelle case delle genti e portare tanti, tanti, ancora tanti premi. Ma stasera, cari signori, vi ho voluto bene e vi ho portato una valletta d'eccezione, la bellissima BB, Berta Biagioni. Buonasera Berta, come va? Ottimamente, Walter. Stata al mare col fidanzatino domenica? No. No, eh? Bene, allora, cari telespettatori, ricordiamo subito il regolamento per la nostra estrazione. Vai, Berta! Sì, Walter. Ricordiamo ai gentili telespettatori che per partecipare basta una semplice cartella di quelle che usiamo a Natale in famiglia o anche a Pasqua. I numeri estratti dal notaio Tino Tronchesi Provetta vanno contrassegnati nell'apposita casella corrispondente. Per il contrassegno vanno benissimo fagioli, ceci, bucce d'arancio o anche bucce di pistacchio. Mi raccomando, in caso di vincita, telefonare direttamente qui in studio a Walter Ego. E allora, fagioli pronti e cornetta alla mano e che appaia il tabellone a me retro contenente tutte le cartelle, tutti i numeri da 1 a 90. Tino Tronchesi Provetta, andiamo con l'estrazione del primo numero. Bene, si proceda con la fase di mescola. Primo numero estratto, numero 13. Allora, sentiamo subito chi c'è in linea. Pronto? Ciao a te, ciao a te. Pronto? Sì, sono io. Voglio stare zitta, l'anima che ne vengi. Dammi un telefono, fammi parlare a me, voglio un pallone. Scusa, Walter, ma sai com'è i bambini? Walter, sono Rosa, da Torre Lemulina Lucanica. In provincia di? Di Lucanica. Ah, benissimo. Allora, Rosa, cosa è successo? Ambo, grande Rosa, allora per correttezza dimmi i tuoi numeri. Allora, fermi, allora, 13. 13, ce l'ho Rosa. È 42, Walter, 42. 42, 42, Berta, 42. Scusa Walter se ti interrompo, ma non lo possiamo accettare. Perché? Ma perché? Spiego alla signora Rosa e a tutti i telespettatori che, essendo uscito un solo numero, non è ancora possibile realizzare l'ambo. Ma come? Walter, io tengo un fagiolo pure su 42. Mamma è stato Carmelo! Ti ha messo un fagiolo su 42! Ai 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 Rosa, falso allarme! Bene, cari amici, allora andiamo avanti con il nostro tombolone. Rosa, ritenta, sarai più fortunata. Tino Tronchesi Provetta. Bene, si proceda con la seconda fase di mescola. Secondo numero estratto, numero
42. Buonasera, benvenuti a questa edizione straordinaria del TG. Scusate, ma siamo stati costretti ad interrompere il tombolone di Walter Ego per un grave fatto di cronaca avvenuta a Torre Lemulina Lucanica. Una madre, dopo essere scomparsa per circa una trentina di minuti, definita la mezz'oretta del B, torna a casa e confessa agli inquirenti di aver ucciso suo figlio Carmelo con due colpi di arma da fuoco, pare per un diverbio familiare. Ma per capirne di più, sul posto c'è il puntuale Elena Carulli. Elena, mi senti? Sì, Lumberto, come hai detto tu, sono ore drammatiche qui a Torre Lemulina Lucanica. Come vedete, la gente del paese è scossa. Siamo sul luogo del delitto, qui alle mie spalle quella che è stata definita la casa del fagiolo di troppo, teatro della sciagura. E qui tutti si domandano come sia potuto accadere un fatto del genere. Non era potuto accadere. Eppure Rosa era una persona normale, tranquilla, così come la definiscono i suoi vicini. Ma ascoltiamoli. Su Rosa? Ma guardi, sono sconcertato. Sconcertato Giovanni. Noi della famiglia Sconcertato è 20 anni che abitiamo qua accanto alla casa del fagiolo di troppo. E Rosa le sembrava una persona normale? È normalissima. Non l'ho mai vista alzare le mani sopra i suoi figli. Solo calci. Bene. Su Rosa? Signorina, una persona normalissima. Andava sempre alla caccia al cinghiale e tirava anche bene, tirava. Bene, come avete sentito, una persona all'apparenza normale, eppure ha ucciso suo figlio per un fagiolo di troppo. Elena Carulli, Torre Lemulina Lucanica, a te fidanzatini. Grande attesa per il prossimo passaggio del testimone. Ehi là, Walter! Otello Scodeus, o che fai nel mio studio? Sono qui per farti un bel quiz. Dimmi, Deus. Attenzione! La tua automobile è sporca. Hmm. Dove la porti a lavare? A. La lavo da solo. B. Non la lavo. C. Schiavizzo i miei figli. Oppure D. La porto semplicemente all'autolavaggio Biagioni. Ma è semplice, lo Scodeus. Scelgo la D. La porto all'autolavaggio Biagioni. Autolavaggio Biagioni. Esperienza, affidabilità, cortesia e pulizia. Da secoli e secoli i numeri uno nel settore. Autolavaggio Biagioni. Un c'è verso D. Che sia sudicia. E oggi parliamo di... E oggi parliamo, e oggi parliamo, e oggi parliamo del caso di oggi, del caso di oggi. Buonasera e benvenuti a questa puntata straordinaria di Oggi Parliamo Di. Quest'oggi, today, parleremo dell'agghiacciante caso che ha sconvolto mezzo paese e mezzo no, ovvero la tragedia che è avvenuta a Torre Lemulina Lucanica. Quella definita poi dai media come la tragedia della casa del fagiolo di troppo. Ma andiamo a fare luce sul caso. Come vedete qui avanti a me, abbiamo riprodotto il plastico della casa ove si è consumato il figlicidio. All'interno di questa stanza Rosa ha ucciso suo figlio Carmelo con 2 colpi di arma da fuoco. 2 e non 3. Da questa scaletta poi posta sul retro pare sia fuggita a gambe levate per quella fatidica mezz'oretta, la mezz'oretta del boh, così definita dai media. Ma la cosa più sconvolgente è che tutto ciò è avvenuto durante la diretta TV dello storico tombolone di Walter Ego. Quindi tutti noi vogliamo sapere, tutti noi ci domandiamo: lo storico tombolone di Walter Ego va abolito perché è immorale, sì o no? Ma il mio parere non conta. Piuttosto, guardiamo il servizio.
Prego, Filippori, agevola le immagini. Eh sì, cari amici, stiamo parlando proprio di lui, Walter Ego, e che si voglia o no del suo tombolone, sempre al centro della polemica. Stavolta il motivo non è troppo felice. Il caso della tragedia di Torre Lemulina Lucanica, la casa del fagiolo di troppo, rischia di far schierare la stampa contro il noto presentatore televisivo. La cosa non sembra però preoccupare il nostro Walterone nazionale, che ha subito espresso profondo cordoglio alla madre Rosa Casproni e dichiara di aver svolto il suo lavoro come sempre, in modo impeccabile. Ma cosa ne pensa la gente della strada? Signorina, che il tombolone fosse pericoloso e lo sapevamo tutti. E mi chiedo ancora perché non sia stato censurato. E poi basta con quei Bartirego, ha rotto le palle. In TV ci vuole gente più preparata. Se la gente perde la testa, non è certo colpa del tombolone, perché finora io ho fatto un ambo e una quaderna. E le dirò di più, mio padre ha fatto una quintina nel 63. E la mia famiglia, no, siamo tutti d'accordo. Forza Ego, reggia gli urti! Per uno sviluppo di una società più sana, più matura, moderna, io mi auguro che il tombolone di Walter Ego venga abolito da tutti i palinsesti televisivi. Ma lo dico con fermezza, con grande convinzione. ¡42! ¿Nessuno al 42? ¡Nessuno! ¡Bene! ¡Tombola! ¡Tombola! ¡E il banco vince un'altra volta! ¡Bene, bene! A questo punto non mi resta che dirvi che se nella vita vi capita di fare un ambo al tombolone prima di telefonare, before calling, prima di esultare, before joy, prima di farvi castelli nell'aere, before, siate sicuri che siano usciti i numeri giusti. La vita non è un fagiolo. The life is not a bean. Meditate, gente. Meditate. Meditate. Basta poco!